Buonasera a Tonti, che è l'eroe del derby. Buonasera a tutti. Abbiamo fatto una prestazione importante da squadra. Abbiamo fatto insomma quello che ci ha chiesto il mister, di mettere il cuore, di mettere il 110%, e forse non sarebbe bastato, perché sappiamo comunque Pescara è una squadra importante, allenata da un allenatore importantissimo, quindi non a caso è in quella posizione là. Però diciamo che oggi abbiamo fatto veramente una prestazione importante. Soprattutto però Tonti ha fatto i miracoli almeno in tre circostanze: tra Merola nel primo tempo e Pellacani nel secondo. Qual è stato l'intervento più difficile? Comunque sono lì, mi alleno giornalmente per migliorare il dettaglio e sono lì per fare insomma il mio mestiere. Oggi sono sincero, ho fatto una prestazione importante come tutti i miei compagni, però bisogna sempre stare coi piedi per terra e avere un equilibrio, perché sennò non va bene. Cosa è cambiato con i Vantisci? Mister ci ha portato di gran lunga il suo bagaglio di esperienza come giocatore e anche come allenatore. Si è presentato in punta di piedi con grandissima umiltà e ha chiesto subito all'inizio di seguirlo al dettaglio, che ci saremmo tolti delle soddisfazioni, e al momento c'ha ragione. E penso che questo è un gruppo con grande umiltà e spirito di sacrificio, quindi dobbiamo continuare insomma su questa strada. Una domanda per il portiere del Pineto Tonti, gliela giro io con l'auricolare. Sì, Fabio Ferraresi, mi viene solo da dire che non è l'unica partita in cui è stato decisivo Tonti, perché abbiamo visto è stato sempre tra i migliori del Pineto. Fabio? No, sì, assolutamente. La partita credo che ci sia poco da dire, anche perché se lo pungolassi sul risultato sicuramente direbbe che magari è meritato, anche se secondo me no, ma gli faccio grandissimi complimenti per il ragazzo che è e per il portiere, per la forza che dimostra da anni. Gli voglio bene, quindi sono contento per lui. Arrivano solo complimenti da studio per Tonti, addirittura Fabio Ferraresi ti ha riempito di lodi, ha detto ti voglio bene. Ah, grande Fabio Ferraresi, colgo l'occasione per salutarlo, grandissimo, grandissima persona, grande veramente, ma ha lasciato un grandissimo ricordo. Detto questo, ringrazio di complimenti, però sono felice veramente, perché ogni componente della squadra, chi è entrato, chi ha giocato, anche chi non ha giocato, ha dato il suo contributo per poter raggiungere questa vittoria, che era quasi, non dico impossibile, ma però nonostante tutto auguro comunque al Pescara di fare il suo percorso e di raggiungerlo, perché una piazza come Pescara, dico, che non merita questa categoria, un blasone così importante, e sono sicuro che farà strada, e gli auguro insomma di raggiungere i loro obiettivi.